indipendentismo si identificasse con l'autonomismo, perché non dobbiamo dimenticare che è un cavallo di Troia questa autonomia, specialmente in una Sicilia nella quale la regione ha già assassinato l'autonomia. Poco fa è stato ricordato l'intervento dell'onorevole San Martino, eroico veramente per le sole parole del popolo siciliano, ma ha fatto anche altri interventi nei quali ha parlato della lotta dell'Eris, della lotta del popolo siciliano, del contributo di sangue del popolo siciliano verso, per fare approvare lo statuto di autonomia. Castro Giovanni diceva: lo statuto dell'autonomia siciliana non è uno statuto qualunque, scritto con un inchiostro qualunque, è uno statuto scritto con il sangue del popolo siciliano, per cui noi dobbiamo avere rispetto dello statuto, ne dobbiamo pretendere l'applicazione integrale, perché è quella che mette sotto accusa, che come si dice, esclude dall'amnistia e dall'amnistia la classe politica di destra e di sinistra e di centro che ha tradito il popolo siciliano. Quindi chi si prende la responsabilità oggi che c'è la riforma in senso federalista dello Stato italiano, che è però la riforma che vuole la Lega, non è la riforma che volevano gli indipendentisti siciliani o